Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Abruzzo di nuovo in zona arancione da dopodomani. La comunicazione è stata data dal Ministro della Salute Speranza al Presidente della Regione Marsiglio a seguito della cabina di regia di questa mattina. Intanto nelle ultime 24 ore si registrano altri 2 decessi e 240 casi con un tasso di positività del 7,3%. Questi i dati appunto relativi all'ultimo bollettino Covid, ma vediamo il servizio. Da domenica la regione Abruzzo torna in zona arancione e quanto emerso nel monitoraggio settimanale effettuato dalla cabina di regia presso il Ministero della Salute, il peggioramento dei dati e l'inasprimento dei parametri nel nuovo decreto sono le cause delle nuove limitazioni che riguardano la gran parte delle regioni. L'Abruzzo fa registrare un R con T di 1.11, appena superiore al dato medio nazionale che si assesta su 1.09. Con l'Abruzzo altre 11 regioni saranno arancioni, vanno in zona rossa, Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano, in zona gialla Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e provincia autonoma di Trento. Il presidente della regione Marsiglio in tarda mattinata ha ricevuto la comunicazione dal ministro della Salute Speranza ed ha così commentato i nostri microfoni, confidando peraltro in un cambio di passo sui ristori. Purtroppo le nuove regole che ha inserito il governo con gli ultimi decreti, che sono quelle di abbassare la soglia per l'ingresso in zona arancione dell'R con T e di introdurre anche l'ulteriore parametro che con il rischio alto ci si finisce subito, non bisogna più attendere 3 settimane, diventa molto più semplice accedere in zona arancione. Noi avevamo questa settimana registrato a livello di impatto basso, un rischio moderato, purtroppo l'R con T è a 1,12, c'è una media nazionale che è intorno alla stessa cifra, molte regioni tornano in arancione, qualcuna finisce in rosso, è un'ulteriore mazzata alle attività economiche che da pochi giorni, alcune delle quali avevano riaperto da pochi giorni, non cambierà nulla per le scuole, invece continueranno ad andare avanti come stanno andando avanti in questi giorni dopo la ripresa, dopo la Befana. Quello che chiedo al governo, a maggior ragione, di fare presto con il nuovo decreto ristori, con l'ennesimo decreto ristori, di mettere finalmente tutti i soldi che servono, di fare in modo che possano arrivare a tutte le realtà, le attività che sono state colpite, non soltanto quelle che hanno avuto direttamente delle restrizioni, ma ci sono categorie che pure potendo continuare la loro attività economica hanno comunque subito danni pesanti, perché se no dall'economia, un pezzo dell'economia del nostro territorio rischia di non risollevarsi. Peraltro nel nuovo DPCM che ha appena firmato Conte c'è anche il rinvio al 15 febbraio della riapertura degli impianti di risalita per il turismo invernale, e questo significa che per almeno una parte importante delle stazioni sciistiche è come aver di fatto chiuso già la stagione. Intanto il bollettino Covid in Abruzzo fa registrare 240 nuovi casi su 3.254 tamponi, tasso di incidenza del 7,3% nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 6 mesi e 90 anni. Sono residenti o domiciliati 50 in provincia dell'Aquila, 34 in quella di Chieti, 126 in quella di Pescara, 43 in quella di Teramo. Quelli di età inferiore a 19 anni sono 42, di cui 11 in provincia dell'Aquila, 23 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Teramo. Poi sono 4 quelli di fuori regione, mentre sono in calo di 17 unità i casi per cui sono in corso verifiche sulla provenienza. In generale sono 38.834 i casi di coronavirus riscontrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. I decessi salgono a 1.311, coi 2 casi registrati nelle ultime 24 ore, una 76enne dell'Aquilano ed un 77enne del Pescarese. Il totale dei dimessi guariti è di 26.276, più 171 rispetto a ieri, mentre sono 484 i ricoveri attuali totali, 443 ordinari, meno 10 rispetto a ieri, 41 in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri, 10.763, più 76 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.247, più 67 rispetto a ieri.
Un nuovo decreto con ulteriori restrizioni è stato prorogato, lo stato d'emergenza è vietato lo spostamento tra regioni, consentito l'asporto oltre le 18 solo ai ristoranti e introdotta anche la zona bianca. Ci dice di più Giuseppe Dintino. Nuovo decreto in vigore da domani e fino al 5 marzo. I colori delle zone non sono più 3 ma 4. Arriva infatti la zona bianca, un'oasi felice con minori restrizioni e in cui attività quali palestre, cinema, teatri e musei potrebbero riaprire. La zona bianca però può essere disposta solo qualora i nuovi casi di Covid siano meno di 50 ogni 100.000 abitanti. Da domenica ad ogni modo l'Italia sarà ricolorata e si andrà verso ulteriori restrizioni piuttosto che verso un allentamento. La cabina di regia si è espressa, l'Abruzzo sarà zona arancione. Tra regioni è vietato spostarsi, anche tra regioni gialle, salvo che per motivi di salute, lavoro o necessità. Si può andare in visita nelle abitazioni private, ma solo una volta al giorno per un limite di 2 persone oltre agli inquilini, fatta eccezione per i ragazzi da 14 anni in giù. Dalle 18 inoltre l'asporto è consentito solo per i ristoranti e non per i bar. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e qualora siano vietati gli spostamenti tra comuni rimane l'eccezione per quelli con meno di 50.000 abitanti e nel raggio di 30 km. Prorogato lo stato d'emergenza fino al 30 aprile. Quella pandemica è oramai un'eccezione ordinaria, considerando che lo stato d'emergenza è in vigore dal 31 gennaio 2020. Questa particolare disposizione consente, in via del tutto eccezionale, di emanare, tramite potere d'ordinanza conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri, norme per fronteggiare una particolare situazione anche a costo di limitare libertà e diritti fondamentali, nonché di saltare alcuni passaggi per l'affidamento degli appalti. E questo sebbene il decreto legge 59 del 2012 preveda la durata massima dello stato d'emergenza per 90 giorni, prorogabile una sola volta per ulteriori 60 giorni. Nel nuovo decreto anche un capitolo dedicato ai vaccini, istituita una piattaforma informatica nazionale per la distribuzione delle dosi e per tenere traccia delle somministrazioni. E in Abruzzo intanto nuova ordinanza della regione. Per contenere il focolaio scoppiato a seguito dell'uccisione di un maiale a Pizzoferrato in provincia di Chieti, Marsiglio ha disposto la zona rossa per il paese di circa 1.000 abitanti. Nessuno può entrare o uscire dal territorio comunale, ad eccezione del personale sanitario o per motivi di salute o eccezionale necessità. Proseguono gli screening gratuiti a Pescara, sono stati oltre 10.000 i cittadini che si sono sottoposti ai test rapidi, soddisfatto il primo cittadino, Carlo Masci, Paolo Renzetti. Proseguono gli screening gratuiti a Pescara, oltre 10.000 cittadini si sono già sottoposti ai test rapidi. Sindaco, risultati incoraggianti e anche una grande partecipazione della cittadinanza. Sono molto soddisfatto di quello che è successo in questi giorni a Pescara, perché non era facile, non era semplice, però devo dire che le cose stanno andando bene. Abbiamo finito in tempi brevi gli screening all'interno delle scuole con gli insegnanti e con il personale ATA, siamo passati agli studenti e stiamo quasi completando il giro delle scuole superiori pescaresi. Poi abbiamo cominciato gli screening di massa nei 3 punti prelievo di Pescara, abbiamo fatto quasi, anzi oltre 10.000 tamponi e da questi numeri escono fuori soltanto 24 contagiati. È chiaro che è confortante questo numero, perché se su 10.000 tamponi fatti random troviamo 24 contagiati, il ragionamento è che in città il contagio sicuramente è contenuto. L'attenzione dei cittadini alle prescrizioni ci ha permesso di arrivare al punto tale per cui con 10.000 tamponi troviamo 24 contagiati. Quindi mascherine, e lo continuiamo a dire sempre, distanziamento sociale e pulizia. Certo, poi ci sono pure quelli che sono gli irriducibili, che ancora oggi pensano di non portare la mascherina, e con questi veramente è difficile ragionare, perché se dopo un anno
di tragedie, dopo un anno di problemi, dopo un anno di attenzioni e di prescrizioni, ancora oggi c'è qualcuno che pensa allegramente di non portare la mascherina, vuol dire che è quasi impossibile convincerlo, e per questi sono necessarie le contravvenzioni. Però devo dire che io da sindaco sono molto soddisfatto dei miei concittadini e delle attenzioni che riservano a queste problematiche. Poi c'è il rovescio della medaglia. Noi abbiamo tante attività che stanno soffrendo in questo momento, e qui io continuo a dirlo, faccio continuamente appelli al governo, alla regione, ristori immediati e ristori consistenti, perché non ci si può muovere con l'elemosina, bisogna muoversi con risorse che permettono alle imprese di riprendere le attività e di farlo con tranquillità e con serenità, altrimenti noi rischiamo di distruggere un tessuto sociale ed economico che è stato sempre la forza della nostra città e anche della nostra nazione. E gli screening di massa proseguono anche nei comuni della provincia di Pescara. Oggi in particolare c'è stato il via ai test a Civitella Casanova, dove siamo stati e abbiamo anche avvicinato il sindaco Marco D'Andrea. Stefano Recanati. Sindaco Marco D'Andrea, Civitella Casanova parte oggi con questi screening di massa. Oggi ci sono stati i ragazzi e gli insegnanti, il personale della scuola dell'istituto comprensivo, 60 i test in tutto, 0 positivi. Sì, oggi abbiamo riservato questa mattinata appunto per le scuole, anche per agevolare insomma la presenza dei ragazzi e del personale. Finora siamo soddisfatti insomma del risultato. Ecco, si continuerà domani e poi domenica. Avete voluto fortemente che si facesse nel vostro paese senza ricorrere all'aiuto degli altri paesi, perché volete che i vostri abitanti escano il meno possibile dal territorio. Sì, allora abbiamo accolto con grande positività questa opportunità che ci ha dato la Regione, la ASL. È un'opportunità praticamente importante sia per quanto riguarda la prevenzione, ma soprattutto anche perché lo facciamo in casa, e quindi per paesi come i nostri, un po' marginali, è importantissimo avere la possibilità di farlo qui, con popolazione anche molto anziana che difficilmente riesce a spostarsi. Ecco, sindaco, screening importante, ripetiamo ancora una volta, anche alla luce di quelli che sono stati i numeri impietosi della prima ondata di Covid-19 sul territorio di Civitella Casanova. Certamente, siamo stati in un territorio molto colpito, abbiamo anche avuto dei decessi, e quindi abbiamo creduto nella prevenzione da sempre, quindi in modo particolare abbiamo voluto sfruttare questa occasione che ci hanno dato, insomma. Si muove qualcosa per la possibile riapertura delle piscine Elenaiadi di Pescara, chiuse dallo scorso ottobre in seguito ai vari DPCM che si sono susseguiti e che hanno vietato la pratica sportiva negli impianti natatori. Dopo l'incontro fra i sindacati, lavoratori e collaboratori sportivi che lavorano presso la struttura di Viale Riviera Nord, i sindacati CGL, SLC e Fisascat CISL, attraverso una nota congiunta, chiedono ufficialmente un incontro urgente alla Regione Abruzzo con l'aggiornamento del tavolo di confronto riguardante il complesso sportivo Elenaiadi di Pescara e il settore stesso. Alla situazione di incertezza legata alla prossima scadenza dei termini della proroga dell'affidamento temporaneo dell'impianto sportivo Elenaiadi, si legge sempre nella nota, si è aggiunta la grave situazione dovuta all'emergenza sanitaria in atto che ha costretto ad un fermo obbligato delle attività sportive, la cui ripresa ad oggi è difficile da prevedere. Lanciata una manifestazione di protesta in tutta Italia volta a infrangere i decreti anti-Covid, oggi i locali potrebbero rimanere aperti oltre l'orario di chiusura. Il servizio. Bar e ristoranti sono pronti alla disobbedienza civile. Nella giornata di oggi molti locali hanno aderito all'iniziativa Io Apro, per la quale rimarranno aperti a pranzo e a cena, infrangendo così le disposizioni del governo. Non è mai stata presentata un'indagine epidemiologica, dicono gli organizzatori, che accerti i contagi nei locali, a differenza di quanto può accadere sui mezzi pubblici e nei supermercati.
Nei gruppi Telegram italiani si contano oltre 10.000 adesioni e svariati solidali. Le stime reali di partecipazione però sarebbero a ribasso, dimezzando il numero di coloro che hanno aderito. L'iniziativa anti-lockdown nasce sostanzialmente dal basso e non dalle associazioni di categoria, che anzi invitano al rispetto delle regole. L'Abruzzo però sarebbe controtendenza. Bar e ristoranti abruzzesi sarebbero stati tra i primi a dissociarsi dalla protesta. Il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, ha fatto un appello al senso di responsabilità degli operatori di categoria. L'unica via d'uscita da questa situazione, ha detto il prefetto, è quella del rispetto delle regole. Sarà breve ma intensa l'ondata di gelo russo che sta per investire anche l'Italia, colpendo principalmente le regioni adriatiche. Il freddo ed il maltempo, che porterà precipitazioni nevose anche nelle città costiere dell'est del paese, durerà fino a lunedì. Le previsioni sono di Edoardo Ferrara, meteorologo di trebimeteo.com. Venti freddi dalla Russia, spiega, stanno dilagando sull'Europa centro-orientale e coinvolgeranno anche l'Italia sotto forma di venti di bora e grecale. Tra lunedì e martedì è però previsto un rialzo termico di 5-6 gradi fino a 7-8 in montagna. In questa parentesi di gelo, peraltro di portata non eccezionale, l'apice del freddo si avrà nel weekend. Tra sabato e domenica in particolare avremo meno 1 di minima a Roma e Milano, meno 2 in pianura, tra meno 2 e meno 5 nelle valli appenniniche e centro-settentrionali. Sotto zero saranno gran parte delle città del centro-nord ed è prevista neve sul versante adriatico, in particolare a Pescara, Chieti e L'Aquila. La cronaca: una donna della provincia di Chieti è stata denunciata per atti persecutori. La stalker avrebbe pedinato e importunato l'ex fidanzato e una sua collaboratrice, arrivando ad offrire denaro a quest'ultima in cambio di informazioni. Servizio. Ti do 100 euro al mese se mi racconti tutto quello che fa il mio ex. Questa è la proposta scandalosa di una donna alquanto possessiva. È accaduto nella provincia di Chieti a seguito di una relazione interrotta. Terminato il rapporto tra i due, la donna non si è rassegnata e ha dato forma alla sua ossessione tramite pedinamenti, messaggi insistenti e richieste d'incontro. La stalker ha poi avvicinato anche una collaboratrice dell'uomo, a cui avrebbe offerto del denaro in cambio di informazioni. Al categorico rifiuto dell'importunata, le cose precipitano. Riprendono i pedinamenti e le diffamazioni anche nei confronti della collaboratrice, fino alla minaccia di pubblicare un video scandaloso, rivelatosi poi inesistente, che avrebbe dovuto raccontare al mondo la relazione sentimentale tra i due perseguitati. Quest'ultimi hanno deciso di raccontare tutta la vicenda ai carabinieri, che, raccolte le testimonianze, hanno proceduto alla denuncia alla Procura della Repubblica di Chieti. Il reato contestato è quello di atti persecutori. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso nei confronti della stalker un divieto di avvicinamento all'uomo e alla sua collaboratrice. Se il provvedimento dovesse essere violato, scatterà l'arresto. I comuni e la provincia di Teramo hanno elaborato 25 schede progettuali per il rilancio del territorio teramano, previsto 1,5 miliardi di investimenti da inserire nel Recovery Fund, azioni che puntano alla rigenerazione urbana, al turismo slow e in particolare alle reti di trasporto pubblico. In questo primo parco di progetti la montagna è protagonista. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Per ripartire, il territorio teramano utilizzerà un cassetto pieno di progetti, 25 schede redatte da comuni e aggregazioni di comuni che coprono quasi tutta la provincia di Teramo. Un volume di investimenti di oltre 1,5 miliardi di euro per un territorio che vanta il primato del Tris, mare, borghi e montagna. Non un libro dei sogni. I progetti sono stati redatti seguendo le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa, il Recovery Fund, utilizzando quindi indicatori economici, esaminando i punti di debolezza e individuando soluzioni. Come provincia abbiamo inteso di coinvolgere i comuni. La più bella risposta sono le tante schede, tanti progetti messi in campo. Che cosa mi ha colpito di più? Che quello che covavo da tempo, noi non dobbiamo inventarci nulla. Ecco, dobbiamo solamente promuovere e valorizzare quello che abbiamo, e in tanti progetti abbiamo promosso quello che noi siamo, perché noi siamo collina, siamo montagna e siamo mare. Le linee di azione di questo primo parco progetti, elaborate da provincia e comuni di Teramo, si concentrano sulla rigenerazione urbana, sul turismo slow, ma anche sul potenziamento dei servizi pubblici locali, in particolare le reti di trasporto pubblico e anche sulla sanità. I progetti riguardano appunto sia la costa, abbiamo un ATS dove alcuni comuni si sono consorziati, l'ATS della costa che comprende ben 7 comuni da Martinsicuro a Silvi, così come anche le aree
aree interne, c'è un interessante progetto che coinvolge 23 comuni, con alcuni comuni addirittura della provincia di Pescara e dell'Aquila, ed è un progetto appunto che riguarda il turismo coordinato dal comune di Crognaleto. Dentro le schede molta attenzione anche alla cultura, eventi e manifestazioni con un occhio alle giovani generazioni. Di Vingranzasso è una rete di sindaci del cratere che pensano non solo all'aspetto culturale, alla ricostruzione delle case, ma anche alla valorizzazione di questi territori. Include in esso anche un incubatore, quindi un momento di formazione, e pensiamo alle attività commerciali, pensiamo a coloro che vivono la ricostruzione, ma insomma che non lasciano case vuote. Dai progetti arrivati, quello di Montorio, forse il più innovativo, perché con una funivia si collegherà Montorio ai prati di Tivo. Il titolo è Gran Sasso 2030 perché a mio avviso, dopo i risultati che non ci sono stati negli ultimi anni, quindi la desertificazione, problema nell'impiantistica, dobbiamo cambiare schema di gioco. Lo schema di gioco lo cambi creando un vero comprensorio montano, e il comprensorio montano lo crei con i collegamenti. Montorio ha una posizione straordinaria, è la base del Gran Sasso, a 25 minuti dal mare, e può diventare per davvero la vera porta del parco, ma non è un progetto di Montorio e neanche della provincia di Teramo. Io credo che debba diventare un progetto di Regione Abruzzo, perché è un progetto ambizioso che farebbe diventare in Abruzzo la prima regione in Italia ad avere una funivia di 9 chilometri. Ed ora la pagina dello sport. Serie B, in vista del match di domenica con la Cremonese, non rientra l'emergenza in difesa per il Pescara. Anche oggi hanno lavorato a parte Drudi, Antei, Bocchetti e Balzano. Qualche problema anche per Masciangelo. Valdifiori verso l'impiego in difesa. Circa il mercato dopo l'operazione Macin, la settimana prossima potrebbe esserci la fumata bianca per Ceravolo. Vediamo il servizio. Meno due alla ripresa del campionato per il Pescara, che domenica ospiterà l'Adriatico Cornacchia alla Cremonese per quello che è un nuovo scontro diretto a 180 minuti dalla fine del girone d'andata. Un match che cade nel pieno del fermento del calciomercato, che ha fatto registrare i primi due movimenti in uscita con le due cessioni all'Arezzo del difensore Cristian Ventola a titolo definitivo e dell'esterno Andrea Di Grazia in prestito secco. E anche il primo movimento in entrata con un nuovo ritorno in bianco-azzurro di José Machin in prestito dal Monza. Il mago di Tarragona disputerà il quarto semestre a Pescara su altrettante stagioni. Difficile però vederlo in campo dal primo minuto contro i grigiorossi. Macin stamani non ha sostenuto la seduta di allenamento al Vestina con la squadra, essendo impegnato in visite mediche e firma del contratto. Se non ci saranno intoppi, parteciperà alla rifinitura di domani e sarà comunque convocato. Ma sono ore calde sul fronte mercato, appunto. Gli ultimi rumors rilanciano la possibilità di uno scambio di difensori in scadenza tra Ascoli e Pescara. Gennaro Scognamiglio in bianco nero e Riccardo Brosco in bianco-azzurro, ma su questo movimento si attendono ulteriori conferme. Dopo lo scontro diretto con la Cremonese potrebbe poi concretizzarsi, nei primi giorni della prossima settimana, l'approdo a Pescara di Fabio Ceravolo. Ieri il procuratore del centravanti calabrese ha incontrato il DG grigiorosso Braida. Si lavora per la buona uscita. Intanto però è calcio giocato e per il tecnico Roberto Breda non mancano grattacapi, viste le numerose assenze in difesa, certe quelle degli squalificati Bellanova e Scognamiglio e degli infortunati Drudi e Balzano, qualche flebile speranza di convocazione per Antei e Bocchetti, che hanno continuato a lavorare in via differenziata, i quali però non partiranno dal primo minuto. In forte dubbio anche Masciangelo, e allora prende sempre più corpo l'ipotesi di un trio di difesa del quale farà parte Valdifiori, centrale, affiancato da Gut e Jarosinski. Omeonga quinto di destra, a sinistra Nzita, in mezzo Busellato e Memushai, Maestro e Galano a ridosso di Seter. Sul fronte cremonese sicuri assenti saranno gli infortunati Deli, Buonaiuto e gli ex Fornasier e Crescenzi. Subito a disposizione gli innesti di mercato, il portiere Marco Carnesecchi, ex Trapani, giunto in prestito dall'Atalanta, e il centrocampista Paolo Bartolomei, a Teramo nell'estate 2015, arrivato a titolo definitivo dallo Spezia. Bartolomei non nega il disappunto per aver dovuto lasciare un club dove ha tagliato lo storico traguardo della Serie A e fa ricorso al precedente di Spezia Pescara dello scorso anno per presentare il match. La Spezia mi è dispiaciuto perché ho dato veramente tanto in 2 anni e mezzo, e quando in 6 mesi ti vengono dette certe cose, penso che io sono un uomo e quando do una parola per me è più importante che tanto altro. E sicuramente quando a Spezia siamo andati a Pescara, diciamo che è come adesso mi ritrovo con la Cremonese ad andare a Pescara, perché eravamo, diciamo, nel basso della classifica e
diciamo che abbiamo sempre parlato fra i compagni di fare un gruppo compatto, perché questa è la cosa più importante per uscire da questa situazione. Tutti bisogna pensare con una sola testa, solo concetto, e sicuramente andare là determinati, senza aver paura. Se sbagliamo qualcosa non fa niente, bisogna sempre andare oltre, perché solo per uscire da quella situazione bastano 2 vittorie, 3, sicuramente non sono facili da fare, perché la Serie B non è un campionato facile, anzi, però sono sicuro che come ci stiamo allenando è già un passo importante per andare a pescare e far bene, e sicuramente faremo bene. Circa i 26 precedenti tra Pescara e Cremonese, il Delfino conta su 10 successi e 8 pareggi. 8 le affermazioni grigiorosse. All'Adriatico il record del Pescara è di 8 vittorie e 4 pareggi e una sola sconfitta, 1-0-2 datato 13 dicembre 1981. L'ultima affermazione biancazzurra è del settembre 2005, 3-1 con reti di Cammarata e doppietta di Matteini. Nelle ultime 3 stagioni altrettanti pareggi all'Adriatico, 2-0-0 e lo scorso anno 1-1 col botta e risposta da calcio piazzato Galano migliore. Direzione di gara per Federico Lapenna di Roma 1, che non arbitra il Pescara da oltre 2 anni. Ultimo atto Empoli-Pescara 3-1 dell'ottobre 2017. Una sola vittoria in un Pescara-Modena 1-0 nell'aprile 2015 a fronte di 2 pareggi e 2 sconfitte. In 3 direzioni Cremonese mai vittoriosa, 2 pareggi ed 1 sconfitta. Serie C, in casa Teramo è stata momentaneamente bloccata la partenza dell'attaccante Cristian Bunino. La società biancorossa, non volendo intervenire troppo sul mercato, non vuole liberarsi del centravanti, anche se il Pescara, che ha la proprietà del cartellino, è pronto a girare Bunino in prestito al Monopoli, dove troverebbe un minutaggio più alto di quanto ha avuto finora col Teramo. La situazione potrebbe sbloccarsi la prossima settimana. Intanto il portiere Michal Lewandowski, tra i migliori dei suoi in questa prima parte di stagione, traccia un bilancio del 2020 e dice di non voler guardare alla classifica. Vediamo. Sinceramente è cambiato che ci conoscono le squadre di più, è passato un po' di tempo dall'inizio del campionato, come magari all'inizio era sorpresa prima parte della partita, primi minuti, adesso le squadre le conoscono più, quindi magari partono con mentalità diversa anche loro. Perché durante la settimana ci prepariamo per la formazione che mette Mister a disposizione, e c'è pure a disposizione Mister, che tutti i ragazzi, quelli che ci sono, danno tutto dove mette Mister. Quindi se a me mi cambia sinceramente la difesa, a me non mi cambia tanto, perché sono ragazzi bravi tutti. Beh, noi non parliamo di classifica, noi parliamo di fare bene ogni partita, di provare a vincere tutte. Poi classifica, bene, siamo terzi da metà campionato, quasi dall'inizio, siamo primi, terzi, poi non è che cambia tanto per noi. Ci concentriamo di fare bene ogni partita, poi si può vincere, si può perdere pure. Sicuro siamo una sorpresa, perché durante l'estate si è cambiato tanto, che poi al fatto del Covid sappiamo tutti come era il campionato scorso. Poi sicuramente siamo una sorpresa a nostro valore, che siamo riusciti a fare grande cosa e speriamo di riuscire ancora a fare altre buone partite. Beh, io sono stato sempre qua contentissimo, mi trovo bene a Teramo, quindi se dovrei rimanere sicuramente sono contento, non mi trovo bene a Teramo, quindi sono passati poi pure 4 anni, sono più anni di tutti a Teramo. Michele, come te lo immagini questa seconda parte di campionato? Perché diciamocela tutta, adesso togliendo la partita di Viterbo, però sostanzialmente ci avviamo verso la parte decisiva del campionato, la seconda. Che Teramo pensi che potremmo vedere? Non quello che ti auspichi ovviamente, immagino che ti auspichi un Teramo vincente, ma quello che pensi possa essere la squadra in questa seconda parte? Vabbè, ci siamo preparati bene dopo pausa natalizia, durante questi 10 giorni prima dell'Avellino, si è visto anche contro l'Avellino che in certi aspetti abbiamo migliorato. Sicuramente siamo stati molto aggressivi e abbiamo mantenuti tanto tempo a metà campo. Quindi cerchiamo di fare questo, di far restare le squadre a sua metà campo a basse.
In Serie D domani si disputerà l'anticipo della 12ª giornata del girone F, il derby tutto abruzzese tra Vastese e Castelnuovo, ore 14.30, l'Aragona di Vasto. Arbitro Stefano Peretti di Crema, Vastese che nelle ultime ore ha perfezionato due acquisti, il portiere Pierpaolo Boccanera, ex Triestina in Serie C, classe 96, ed il difensore Danilo Barbarossa, classe 2000, ex Trastevere in Serie D. Li vediamo in foto. L'anticipo è stato chiesto dalla Vastese, che mercoledì disputerà il recupero a Castelfidardo. Intanto sono ufficiali altri tre rinvii di partite che si sarebbero dovute giocare domenica. Sono Atletico Porto Sant'Elpidio, Monte Giorgio, Tolentino Campobasso e, novità delle ultime ore, Vasto Girardi Matese. Sono state rinviate a data da destinarsi per focolai Covid rispettivamente nel Monte Giorgio, nel Tolentino e nel Matese. Finisce qui la edizione del TG6, la prossima, la terza, andrà in onda come sempre alle ore 23. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.